Salve. I don't know that one. Che cazzo vuole questo? Bella a tutti ragazzi e benvenutissimi in questo nuovo video. Sono Favij e oggi sto facendo la intro col telefono perché volevo mostrarvi una cosa. Siccome in questo video andremo a testare il mio computer da 8 miliardi di euro. Questa è la mia bottiglia d'acqua, non c'entra niente. Volevo appunto testare la potenza di questo di questo bimbo gigante che mi permette di fare il mio lavoro. Ragazzi, abbiamo una 3090. Tra l'altro ci ho messo anche il coso per tenerla su, perché sono tutto precisino sulle cose. C'ho paura che si sfonda, quindi vabbè. Abbiamo un riaffreddamento a liquido bello potente. Abbiamo tutti i pezzi praticamente number one, con un i9-10850. Abbiamo un sacco di pezzi. Ho installato appunto tutti i pezzi, insomma, di prima categoria. In totale, compresa appunto il case limitato, tutto il resto, eccetera, anche con un'altra 3090 che si occupa solo di registrare, di mandare in streaming le live e di registrare la camera, abbiamo comunque nel complesso, anche la parte di sotto, un setup da circa $20,000 più o meno. E quindi testiamolo, cacchio, testiamo sta roba. Per testare, ragazzi, tutto questo ambaradan, voglio provare Flight Simulator 2020, che ha una grafica, cioè, che non esiste praticamente. La cosa, ragazzi, che mi preme di più per raggiungere il mio obiettivo di oggi, quindi stressare il PC al massimo per vedere come si comporta, devo non solo mettere tutte le impostazioni grafiche al massimo, livello di dettagli al massimo, ragazzi, non devo solo fare questo, ma devo anche caricare la mappa che più di tutte si avvicina al farmi esplodere il computer, che dovrebbe essere teoricamente quella di New York, credo. Alright boys, allora ci stiamo approcciando a New York. C'è anche una nave da crociera, mi sembra un po' eccessivo, però va bene. Voglio provare a passare velocissimo, no? Perché qua mi deve renderizzare, oltre che la città, ogni singolo grattacielo, ogni singola finestra praticamente. C'è anche la finestra di casa mia a Milano, quindi questo è il massimo proprio che puoi tirar fuori dalla grafica. Quindi vediamo cosa succede. Innanzitutto la nave da crociera è molto bella, anche la Statua della Libertà, ma sarà veramente pesante. Io adesso sento il calore uscire dalla mia scheda grafica, abbastanza pesante. E poi dopo che abbiamo fatto questo test, vediamo quanto si è scaldata effettivamente, perché ci sarà la temperatura in tempo reale. Sta caricando, cioè, comunque ragazzi, io vi assicuro, col computer che avevo prima, e il computer che avevo prima era incredibile, io vi assicuro che c'era una... già era difficile caricare tutta sta roba, e non la caricava perché comunque non... cioè, dovevo tenere i settaggi un po' tenuti bene. E già era un computer forte, eh. Questo, ho maxato tutto. Maxato vuol dire che sto anche renderizzando in 2K. Cioè, proprio sto facendo il massimo. Più di questo non c'è niente, sostanzialmente. Quindi credo che sia il massimo di lavoro che una scheda grafica può fare. C'è una piscina su un grattacielo, ok? Sta reggendo, raga. C'è un caldo. Sulla mia scheda grafica posso metterci un uovo in questo momento, però va bene. Finalmente, non solo Apple. Questo è il massimo, ragazzi. Cioè, veramente, più di così devo andare a New York, veramente. Cioè, e camminare in mezzo alle strade per vedere una grafica migliore, non lo so. Sarà in installo l'aereo, non me ne frega niente. Voglio solo testare la qualità. Poi può andare anche in installo l'aereo, non me ne frega un cazzo. Posso atterrare anche a Central Park volendo. Non ha calato di un frame per adesso, teoricamente è tutto a posto. E sono molto proud di tutto questo. E si vede tutto nel dettaglio, nella maniera più incredibile. Devo riuscire solo ad atterrare, non so dove. Ma anche senza atterrare, in realtà è solo un test. Poi voglio solo switchare e vedere a livello di temperature come sta messa la scheda. Siamo andati in stallo, ma me ne sbatto altamente le balle, ragazzi. Va bene così. Vedete se riesco ad atterrare sul fiume. Secondo me non ci arrivo. Forse ci arrivo. Tira fuori il carrello, zio. Non so come, a cosa serve il carrello se devo atterrare sul fiume. No, non serve a niente. Però va bene. Ok, perfetto. Vediamo se riesco ad atterrare. Aiuto. Perché non so come si toglie. Non so come si tolga la manetta. Aerofre. Niente, perfetto. A temperatura, ragazzi, siamo più o meno, eccola qua, 73 gradi. Però se le cavate egregiamente, contate, raga, che ce l'ho installato anche sull'SSD, quindi vabbè. Abbiamo sfruttato il nostro computer, adesso possiamo giocare a Happy Wheels per il resto delle nostre vite, a posto. Ma prima, ragazzi, che dite di farci un giro da qualche parte a questo punto? Allora, abbiamo la città proibita sotto di noi. Non capisco perché sia così tanto proibita, ma volevo sorvolare per bene la città proibita, ma non si capisce. Ah, ok, ho capito, ho trovato il tasto, a posto. L'ho trovato. Cos'è quello? Arti dello spettacolo, arte povera tie. Allora, vediamo se riesco a fare il giro e entrare nella città proibita. Tanto ormai questo... Laggì c'è scritto sull'aereo, va bene. Voglio andare molto più in basso, anche se effettivamente chi studia aeronautica si mette le mani davanti agli occhi, per come cazzo sto guida, però fa niente, ragazzi, devo far vedere alla people
La città proibita, ragazzi, andiamo a Pechino, ma quanto bello! La città proibita, comunque non sono ignorante in geografia, non sapevo che esistesse la città proibita a Pechino. Qualcuno mi sa dire la lore di questa cosa? Non sono molto esperto, sono molto più Japan dipendente, quindi non sapevo queste cose. Però bello, è veramente figo. Va bene, basta atterrare in autostrada tranquillo. Però prima di farlo voglio andare a vedere i palazzoni da questo qua, è comunque molto più manovrabile dell'altro, cioè... Io adoro questo cacchio di aereo, è bellissimo. Forse ci passo pure dritto, no, dritto no, devo per forza piegarmi. Però proviamo. No, non l'ho toccato! Non l'ho toccato! Non l'ho toccato, dai, 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 non l'avevo toccato, siete dei bastardi. A questo punto, let's go to Los Angeles, my brothers. Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa di lei, anche se ormai è lei. A me attira di meno tra tutti su Flight Simulator, perché a lei ci sono stato 11 volte, però, anzi, e l'avete viste tutte 11, tra l'altro, perché l'ho vloggate tutte. E quindi, ragazzi, anche oggi, in qualche modo, siamo arrivati a Los Angeles. Mi manca fare vlog a Los Angeles, ragazzi. Era bellissimo, prima o poi ci devo tornare a fare un revival. Fai già Los Angeles 2000, ormai saranno, non lo so, veramente tanti anni. L'ultima volta che sono andato sarà stato il 2017, se non erro. È passata veramente un'eternità, ragazzi, non mi ricordo neanche più. No, non è vero, non è che non mi ricordo più, ma ricordo a memoria, perché l'ho vista un miliardo di volte. Però non mi ricordo proprio le sensazioni di calpestare la terra americana. È proprio, era veramente figo. Però, I'm going to Canada very soon e vi farò vedere un po' di cose. E lei care. Madonna, siamo arrivati. Comunque, tra l'altro, vediamo se riesco a beccare il mio palazzo. Mio, l'ho comprato io. Perché io stavo in un hotel che secondo me riesco a ribeccarlo in qualche modo. Aspetta, se non mi schianto magari. Ok. Oddio. Era esattamente al centro di downtown, però ci stava la banca di fianco. Esatto, sto palazzone qua enorme, ok? Ok. L'hotel dove stavo io è questo qua. Aspetta, a sinistra. Madonna, come faccio a raggiungerlo? Questo qua sulla sinistra. Questo qua sulla sinistra dove sto passando. Questo qua, sono vicino alla superstrada. Questo qua. Questo. Sì, questo qua in basso a sinistra. Era il mio hotel una volta. Era bellissimo, cacchio. Veramente figo, raga, comunque, sto gioco. Ho fatto veramente bene, ma questo lo sapevamo già. Non avevo visto un palazzo. Tutto ok. No, non ce la fa. Madonna, però non mi puoi far schiantare quando ancora non ho toccato niente. Fammici credere. Non me l'ho schiantato ancora. Ma uffa, ogni volta che mi impegno. Comunque, ragazzi, promosso il computer. Questo era Flight Simulator. Vabbè, avete capito, no? Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e un mi piace. Iscrivetevi al canale, fatemi sapere cosa ne pensate. Se volete altri voi, da voi li faccio, ditemi un po', raga. E noi, come sempre, ci rivediamo ad un prossimo video. Bella, ragazzi.